72. Alimenta il veleno. La voce interiore attraverso Roberta S. guide. La vostra percezione della realtà cambia in base al vostro modo di capire e di intuire ciò che vedete intorno a voi. Per questo siete facilmente manovrabili da chi studia e conosce le caratteristiche umane per fini maligni. Allo stesso tempo c'è in voi la luce adeguata a riportarvi in ogni momento alla vostra vera dimensione, quella che mostra la realtà per ciò che è e non per come appare. Siete liberi di muovere il vostro pensiero o tenerlo fermo e arenato alle idee degli altri o agli istinti più bassi. La concezione che tutto debba andare bene non vi dovrebbe più appartenere, perché dietro la parola bene si nasconde qualsiasi cosa e ciò che è bene per uno di voi può essere considerato un male per un altro. Tutto questo ve lo diciamo per richiamare la vostra attenzione sulle vostre volontà, su quello che volete vivere voi in prima persona e non su ciò che vi si dice essere giusto o sbagliato. Non avete ancora trovato quella pace interiore che cercate, e finché la cercherete non riuscirete a trovarla. Fermatevi e guardatevi allo specchio. Nessuno potrà mostrarvi qualcosa che non è in voi. Nessuno potrà mostrare una luce che non c'è, perché soltanto voi avete il controllo della vostra esistenza. Allora posate il vostro scudo e anche le armi e iniziate a riappacificarvi con la terra che vi accoglie e con le persone che incontrate. Siete tutti un unico essere, siete parti di un unico organo e questa vostra appartenenza agli uni e agli altri deve avere il sopravvento sul vostro ego e sul vostro errato senso di giustizia. Non c'è giustizia per tutti, perché non siete tutti uguali, ma le vostre differenze non riguardano la vostra sostanza, bensì la vostra meta. Allora ognuno persegua il cammino che vuole, senza disturbare chi ha scelto nuove vie, poiché quelle gli si sono presentate. Continua.